Italian Series of Poker 2015 si è appena concluso il campionato italiano Interforze. Siamo in compagnia di Giovanni Tricoli, il vincitore di questo evento. Giovanni, allora complimenti innanzitutto, com'è andata? Grazie, diciamo è andata bene, mi sono trovato bene, eravamo in compagnia di tanti colleghi. Insomma, diciamo è la seconda volta che partecipo a questo torneo, a questo evento e niente, è la seconda volta è andata bene. E è andata bene, sì. Il campionato Interforze è stato un evento appunto riservato solo a voi, che siete dei professionisti, e tra di voi insomma si differenziano fiamme gialle, fiamme azzurre e quant'altro. Vuoi farci un breve riassunto insomma delle vostre mansioni? Va bene, io faccio parte delle fiamme azzurre della Polizia Penitenziaria e teniamo alti i colori delle fiamme azzurre. Bene, allora siamo anche in compagnia del secondo e del terzo classificato. Il secondo è Mimmo. Mimmo, presentati, ti passo davanti, scusami Giovanni. Appartenente alle Fiamme Gialle, un torneo bello, divertente. Speriamo che la prossima volta venga qualcuno in più, perché ci siamo divertiti, è una bella esperienza, è bella gente. Come? Ha vinto più forte. Attenzione, c'è una sfida? No, io penso che ha vinto quello che ha avuto un po' di fortuna in più, perché a mio parere Luciano, che è arrivato terzo, meritava più di tutti e tre. Ma la prossima volta i pensionati non saranno ammessi, questo è matematico. Un po' di più, ma ha vinto quello più fortunato al momento giusto, ma io penso che Luciano lo meritava più di tutti. Ecco, tra i due litiganti, il terzo gode. Terzo. È per questo che sono arrivato terzo. Luciano, ma oggi che giornata ne è stato? Chip leader del Day 1, B, e terzo classificato in questo torneo, ma insomma, che cosa è successo? Bisogna replicarla questa giornata però, per più volte. La mettiamo in loop. Assolutamente sì. Ringrazio Gian Giamarelli, ringraziamo penso tutti, che ha avuto l'idea di organizzare questo torneo dedicato solo alle forze di polizia. Assolutamente sì, grazie. Ricordiamo inoltre che oltre a voi c'erano anche a rappresentanza la polizia, l'esercito e i carabinieri. Ringraziamo anche tutti coloro che non sono arrivati sul podio e comunque alla prossima. Grazie di nuovo a tutti quanti.